E domani, sì, parte! Suona il telefono, sveglia alle 3, Siri, che giorno è? Ciao ragazzi, oggi sono qui con un nuovo video. Ho la faccia di sonno, sto morendo infatti di sonno, guardatemi. Sono le 3 di notte, ho dormito pochissimo e farò oggi un vlog per farvi vedere questi 3 giorni circa che passerò a Torino. Allora ho deciso di fare questo video insieme a voi, così anche voi vedete il mio viaggio per Torino, verso la libertà. Vado a prepararmi e ci vediamo dopo. Ciao! Siamo partiti da pochissimo, mi sono già messa la cintura e sto in mezzo al mio paese ancora, quindi sempre la cintura in macchina, anche quando si sta dietro. Comunque vi aggiornerò, penso che adesso vado a dormire. E mi metto a dormire, scusate, poi mi correggono anche, però è meglio che non parliamo italiano come facciamo di solito nei video. E ciao, ci vediamo dopo, metterò anche tantissimi boomerang e contenuti digitali. Ciao. Sono le 5 e un quarto, abbiamo visto l'alba e adesso il cielo è di un celeste color pastello. Abbiamo appena superato Fasano e abbiamo dormito pochissimo. Mio padre infatti vorrebbe tanto che io soprattutto dormo, così almeno lui riesce a guidare in santa pace, visto che sto cantando da quando siamo partiti. Con Paola Turci in sottofondo, questa cosa si è scaricata io. Comunque siamo appena saliti sull'autostrada, abbiamo appena preso l'autostrada, quindi da quanto usciamo dalla Puglia? Da tanto tempo usciamo dalla Puglia, però dai, almeno stiamo già sull'autostrada. Bello, abbiamo appena preso l'autostrada, ok, sono felice. Abbiamo fatto tutti insieme la prima sosta, la dietro dei nostri genitori. E ci siamo presi una ciambellina, mia sorella ha detto che non è molto buona. Meno buona di come me l'aspettassi. Frutta fresca, non è vero? È vero. Potevano farla più buona. Detto questo, ci vediamo dopo. Siamo appena arrivati all'uscita Riccione, mi viene in mente. Sotto il sole, di Riccione, ma sta piovendo. Seconda sosta, però fuori piove, dentro pure passi a prendermi. No, non so com'era. Era così, ah, sono un genio. Seconda sosta, fuori sta piovendo. Siamo entrati nell'autogrill e c'era un casino tremendo, quindi stiamo rimanendo in macchina a mangiare un bel panino. Ciao ragazzi, sono arrivata da un po' e questo è l'appartamento dove siamo. Oh, in questi giorni. Vabbè. E poi la chiude la porta. Allora, da questa parte uscirà mia sorella, che non poteva essere ripresa. È una, non lo so, un po' di... c'è il tavolo, sala da pranzo, poi c'è un divano, divano letto. Poi da questa parte andiamo... ah, poi c'è una libreria. E poi da questa parte c'è la cucina, il cibo, il frigo, il cibo. Andiamo avanti. Non so fare queste cose, comunque. Da questa parte c'è un... sì, ma ti sei visto un pochino. C'è uno specchio, poi qua c'è il bagno di fronte. E questa è la stanza, l'ha detto, che ancora non abbiamo deciso se useremo io e mia sorella oppure i miei genitori. Ho detto, carina, macchia di sottili. Poi vabbè, si può anche uscire da qua, aia, e vedere un po' il panorama, che è bruttissimo. Ci sono delle macchine. Questo è il panorama. Detto questo, vi farò vedere tutti questi giorni cosa faremo e spero che continuerete a seguire questo vlog. Ciao!
Ciao ragazzi. Allora, oggi non stiamo uscendo, ma perché siamo tutti molto 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 stanchi per il viaggio che è durato una vita, diciamolo. Però la cosa buona è che oggi farò un po' di trash nella mia vita, ovvero c'è Temptation Island e quindi guarderò un po' di Temptation. Sta iniziando adesso e oggi per la prima volta nella mia vita ho mangiato presto, ovvero alle 8:30 stavo a tavola e stavo mangiando. Non lo faccio mai, è una cosa stranissima per me. Comunque ragazzi, io tra poco vado a dormire perché non so manco se me lo cura tutto. Sta iniziando. Ciao e ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao ragazzi e buongiorno. Noi abbiamo appena finito di fare colazione, sono le 8:30 e adesso ci prepariamo e poi faremo un giro a Torino. A dopo. Siamo appena usciti, stiamo prendendo il pullman, stiamo aspettando il pullman, ci siamo fatti i biglietti, le tessere. E tra poco andremo in centro. Ragazzi, abbiamo scoperto che dobbiamo fermarci alla fermata Inghilterra. Andiamo in Inghilterra. Ok, sono tutte cose strane. Poi siamo le uniche vestite, cioè, le uniche vestite. Livelli estate. Ok, è arrivato. Tutti e sono vestiti per l'inverno quasi, con le maniche corte. E dicono c'è molto sole, ma dove lo vedono sto sole? Qua non c'è un cazzo di sole. Nessuno è mai venuto a casa nostra. Ciao ragazzi, stiamo in mezzo al verde. No, quella è mia sorella. E stiamo andando verso la chiesa della Consolata, tutti insieme appassionatamente, guardate dietro che c'è. È così, ci sono i miei. Ma che bello quando c'è il sole, perché siamo vestite estive, così non ci fa freddo. Quando invece stiamo sotto l'ombra, non c'è sole, fa freddo. Ah, questa cosa che cos'è? Già che facciamo vedere una cosa in diretta. Che cos'è questa cosa? I bersaglieri e la corsa, guardate. Siamo arrivati alla chiesa della Consolata, ora vi farò un breve video dove si vedrà qualcosa. Cioè, spero che si vedrà qualcosa. Mi sorella vuole sapere dove si entra, già. Questo, qua dici di entrare nelle parte, non so quanto si veda con tutto questo sole, ok, è così, come faccio neanche dall'altro lato, questa è mia statua, che c'è, molto alta, come potete vedere, vabbè ma io in realtà sono molto bassa, quindi c'è, questa si cosa molto alta, questa è la statua che c'è fuori, sono entrati tutti, bene. Davanti questo è l'ingresso, questo è un attimo fianco, ma non so in realtà cosa sia precisamente, perché deve sapere che non so molto. Comunque molto bella, molto molto bella. Abbiamo deciso che ognuno dirà una parola di com'è la chiesa perché l'abbiamo visitata. Io dico che è bellissima. Vai Laura. No, per me è assurda, è troppo wow, io l'amo già. Splendida. Diversa dal solito, molto bella. Ok. Ho detto più parole di tutti. Visitatela, visitatela. Sì, facciamo business a Torino. Siamo adesso in Piazza San Giovanni e poi c'è la cappella della Sacra Sindone, una cosa del genere. Allora, mo' vi farò vedere un po' qualcosa. Pensa che faccio. Questo è un parco. È un parco molto, 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 molto grande. Poi questa è mia sorella. Questa è la cappella. Ah, un po' malinfinito che hai davanti di rubare, non fare capire che fai. Adesso è scritto MRT, ma... MRT, lo capiremo cos'è. E questa è la cappella della Questa è la cappella della Sacra Sindone. E questa sarebbe la piazza? Questa cosa in mezzo, questo che sei in mezzo? Dove stai? Ah, questo lì è la piazza. Bene. Guarda quanta gente c'è. Ma in realtà non c'è nessuno perché così. Ah, di pranzo per me. Abbiamo notato che la cappella è chiusa, quindi la vedremo a pomeriggio. E io ho chiesto se posso salire su questa bellissima torre alta. Alta, non so, altissima. E mi hanno detto, vai a camminare, vai, falla tu. Cigna, cammina. Come si dice da noi. Siamo arrivati in Piazza Castello, ci sono delle bellissime fontane, ci sono anche dei lavori in corso. Comunque, mo vi farò una panoramica, un bel giretto così per il settimo.
siamo in piazza San Carlo e c'è una bellissima statua di un cavallo dietro alle mie spalle. Questo, ok. E ci sono anche dei bei negozi, ho visto un po' di negozi. C'è tipo Giorgio Armani, Prada, Calvin Klein, vabbè. E ci sono anche le due chiese. E chiesa, allora, mo facciamo che ve le faccio vedere come faccio sempre. Questa è la chiesa di San Carlo, mentre quest'altra, anzi neanche un campanile, quest'altra invece è la chiesa di Giovanni Battista. Quella è la statua di cavallo che vi mostro prima. Si chiama equestre. Ah, si chiama equestre? Statua equestre, vuol dire statua di cavallo. Statua equestre. Bene, da quella parte c'è Prada e Giorgio Armani, invece che di Cristo è strada. Ma io sto dicendo quello che piace più. Ciao, abbiamo appena finito di mangiare, sono le 3.40 tipo. Siamo andati a cercare qualcosa da mangiare verso le 2:30 e nessuno sapeva che qua i posti per mangiare chiudevano alle 3. Cioè. Quindi è stata un'ardua, arduissima impresa. Già. E quindi abbiamo trovato solo un posto tipo dove abbiamo mangiato. Però non c'era manco il primo, abbiamo mangiato solo una bistecca e curry. Insalata, tanta insalata, perché quando arrivi al nord devi mangiare tanta insalata. Io neanche l'insalata. Breve storia triste: non andate mai a cercare qualcosa da mangiare verso le 2:30 perché andate le 3 chiudono. Andate a mangiare le 12:30 perché c'erano già persone che andavano a mangiare le 12:30. È vero. Sì, scusa, le 3 sono le 15. Io dico sempre 3 di pomeriggio, però vabbè. Alle 15, non andate a mangiare mai alle 15, andate a mangiare prima. Detto questo, mo stiamo andando a cercare di qualcosa di davvero figo. Ciao e ci vediamo dopo. E dopo ai negozi, si spera. Allora, la piazza più grande è piazza, come si chiama? Vittorio Veneto. Ed è tutta questa dove ci sono io. Ok, tutta quella in lunghezza, ecco. Anche da quella parte, no? Anche da quella parte, non so da dove inizia. Non vedo molto. E adesso attraversiamo il Po per andare in un monumento molto andare alla Gran Madre di Dio. Fai ciao mamma, vedere. Ecco la mamma, eccola perché lei è la Gran Madre di Dio. È diventato verde, cammina! È diventato verde! Allora, andiamo insieme. Mo vi farò vedere il Po. E poi farò vedere tutto il resto. Questo, tutto questo, lunghissimo, è il Po. Guardala, c'è il pallino. Là sopra c'è un pallino. Guarda come ingrandiamo e non si vede lo stesso. Noi stiamo a vedere quello. E stiamo andando a vedere questo. Bellissimo. Ma c'è anche questo. Bellissimo. Tutte cose bellissime. E questo, ed è molto bello. Allora, vi ricordate quella cosa che vi ho detto che è molto carina, che stava su una pendenza enorme? Ecco, abbiamo deciso di salirci. E stiamo in questo momento in mezzo a non so cosa, è verde. E stiamo camminando in salita a livelli avanzati. Ma ancora non sappiamo dove. Ma ancora siamo. Abbiamo fatto poco salita, questa è ancora legge. 40! In mezzo alle pietre. Quante dipendenze fa questa? Sì, perché è conta cosa. Guarda, riprendi il terreno. Riprendo il terreno. Questo è il terreno? Oh, cado. Guardate, non so ancora dove siamo partiti, specialmente. Comunque quella sera abbiamo fatta e siamo saliti. Enorme. Ragazzi, guardate, allora là c'era l'ultimo momento che abbiamo visto. Le persone fanno questa strada, ma noi abbiamo fatto un'altra strada, la strada che non si vede. E tutto questo è l'altezza in cui stiamo in questo momento. Ancora dobbiamo salire con... Dobbiamo ancora salire, bene. Ragazzi, siamo arrivati così in alto che si vede tutto. Fantastico. Tutta Torino in miniatura, in quelle povere. Allora, ragazzi, il posto l'abbiamo trovato ed è questo. Oh, mangiato un bellissimo gelato, anche nero, metterò una foto. Metterò una foto, sì, con il cono nero. E ci siamo fermati da Tiger. Abbiamo fatto un po' di shopping, qualche cosa così. E adesso stiamo in giro per i negozi, anche se abbiamo scoperto che chiudono alle 8. E sono le 7 quasi. Che ora è? Le 7 meno 5. E quindi io voglio comprarmi tutto. Ciao ragazzi. Allora, stavo per prendere pullman perché nessuno ha notato. No, mi sono abbronzato il naso. Comunque, perché nessuno ha notato il pullman qual era. Il numero l'abbiamo visto. E quindi lo stavo per perdere, ma non l'abbiamo perso perché ho detto
Papà, ma che numero è quel pullman? Così, abbastanza a caso. Era il nostro pullman. Quindi adesso stiamo tornando a casa, abbiamo fatto un po' di shopping, ma abbiamo un po' molto poco. Ci sentiamo dopo. Essere tardi, sono le 11:30 in realtà. Dopo aver fatto la doccia, mangiato, dopo tutto questo mi sono anche struccata, mi sono sistemata. Siamo a Torino ma abbiamo mangiato le frise. È vero, abbiamo mangiato le frise anche se siamo a Torino. Ce le siamo portate. Ci abbiamo messo più di mezz'ora per i pullman. Cioè sul bus siamo stati più di mezz'ora, quasi un'ora, quindi immaginate quanto abbiamo tardato. Vabbè, detto tutto questo, io mi sto facendo ancora un po' di trash perché ieri ci siamo addormentati mentre c'era Temptation. Allora, visto che stiamo a casa, ci stiamo guardando un po' che cosinette di Temptation. Per il resto, buonanotte, perché tanto tra poco dormiremo subito proprio come ieri, ci addormentiamo così a caso con la TV accesa. Ciao e buonanotte, ci vediamo domani. Ciao ragazzi e buongiorno, sono le 8:30 e abbiamo appena finito di fare colazione. Adesso ci prepariamo. Sì, infatti dobbiamo essere più veloci di ieri, ma anche ieri abbiamo finito alle 8:30. Perché è storia triste. Quindi adesso ci prepariamo e poi andremo in mete turistiche molto belle. In realtà dovremo prendere il bus che passa ogni 8 minuti circa, cosa buona, visto che da noi non passa mai un bus, qua passa ogni 8 minuti. Vabbè, detto questo, ci vediamo dopo. Siamo qui alla fermata come ieri e c'è un po' di sole. Di ritardo rispetto a ieri. Sì, infatti, dovevamo uscire alle 9:30, cioè alle 9:30 dovevamo stare alla fermata, sono le 9:50 e siamo appena arrivati alla fermata. Oggi faremo un bel giro turistico. In realtà andiamo a fare shopping anche. Vabbè, due cose dobbiamo vedere. Per il resto tanto shopping. Ci sentiamo dopo. Siamo appena scesi dal pullman. Abbiamo visto Rai e mia mamma ha detto un altro edificio che è la Rai. Ma non capiamo. Se qualcuno è di Torino, spiegateci quanti edifici Rai avete. Perché a me mi interessa. Ma soprattutto, ma quante ore della vostra vita e della vostra giornata passate sul pullman? È vero, siamo stati quasi un'ora sul pullman. Comunque adesso stiamo andando alla Mole, che bello il sole. C'è riflesso là, della Mole. Ah, e vabbè, ve la farò vedere appena arrivo. Siamo appena arrivati alla Mole Antonelliana e adesso ve la farò vedere. Vi dico che è altissima e io ho paura. Non so come fanno le persone, come hanno fatto quando hanno lavorato a farla così alta. Guardate quanto è alta, cioè quanto alla fine si vede quasi. Bella. Siamo usciti da un pochino dalla Mole, cioè dopo poco, e già che in strada abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che stava facendo pubblicità con questo volantino, non lo so, e un gruppo di pugliesi anche loro che stanno qua, due. Erano due, ok? Non un gruppo, mi stanno correggendo. Vabbè, quindi anche loro stavano qua, ma per studiare, e ci hanno dato questo qua, questo volantino con la gastronomia salentina. Noi stiamo cercando qualcosa da mangiare di qua, di piemontese, ma mi sa che non c'è niente. Dove stanno i fritti dolci e salati che mi hanno detto? Dove stanno? Io noi li sto cercando, io li voglio. Noi siamo venuti per i frittini. Gioia. Mamma mia, la gioia. Ciao ragazzi, dopo aver fatto un po' di shopping, sono tipo le 3:30 e siamo appena scesi dal bus. Ancora non abbiamo pranzato, immaginate. Non abbiamo ancora pranzato, l'avrei fame? Sto morendo di fame. Anch'io ho fame. Di stendermi, sedermi. E siamo appena arrivati al Parco Valentino, quindi adesso vi farò un pochino vedere com'è il parco. Ma e poi... non abbiamo trovato i tiger a due piani. Ah, non abbiamo trovato i tiger a due piani. Dove ragazzi. Cavolo è? Ne abbiamo trovato un altro di tiger, però non era quello a due piani. Vabbè, adesso vi farò vedere un po' di questo bellissimo parco.
per vedere un po' di questo bellissimo parco e poi noi mangeremo. Ragazzi, di fronte al parco c'è questa porta, questo è il parco. C'è una gallina che pensavo fosse mia sorella, quindi adesso ve la devo far vedere. Dove stai, gallina mia? Ecco la gallina, guardate. Aspetta, faccio anche la vita. Vedete, non somiglia molto mia sorella, c'è anche un ciuffo nero. Questo invece è il bellissimo parco. Allora, qua ci sono delle scale più delle persone. Noi ci stiamo addentrando nella giungla. Ah, qua ci sono delle persone che sono volate. Ah, se delle persone. Vi lascio con queste immagini sublimi. Ragazzi, da qua si vede il Po. Guardate, questo è il Po. È bellissimo. Allora, ragazzi, siamo arrivati. Ci siamo seduti su una panchina. Sono solo e soltanto le 4, devo dire. Infatti, e siamo già nel panino. Abbiamo finito di mangiare. Mio padre si è messo a parlare con uno scoiattolo. E infatti mia sorella si incazza e se ne andava a flirtare con uno scoiattolo. Il video si chiamerà "Mio padre flirta con uno scoiattolo". E mia sorella se ne va. No, allora io ho preso il pane che mi ha dato mia sorella e ho provato a correre. Ma perché volevo che lo scoiattolo mi seguiva. Fissava me quello. Cioè, veramente. Ok, abbiamo scoperto che mia sorella ha paura degli scoiattoli. Vabbè, continua. Allora, gli scoiattoli sembrano così carini, teneri, teneri, dolci, dolci, nei cartoni. Nella realtà, da lontano sono carini, quando si avvicinano tengono quegli occhi spiritati che ti guardano. No, vabbè. Non detto farò. Questo, adesso stiamo andando. Laura, dove stiamo andando? In giro per il parco, vediamo che troviamo. Io volevo vedere il borgo medievale, tipo, e la fontana, ma mi sa che stiamo vedendo prima delle altre due cose. Bene. Ok, vi farò sapere tutto quello che vedremo. Ciao, dopo. Siamo appena arrivati al borgo medievale. Adesso vi farò vedere un po' qualcosina come al solito. Questo è il borgo. Guardate quanto è alto. Sempre io con l'altezza, però non è alto quanto. Come si chiama quello di prima? L'amore. Niente sarà alto quanto l'amore. Ok, entriamo tutti insieme. Dai, vi faccio vedere un pochino qualcosa d'ingresso. Da questa parte c'è un fiume, tipo. Eh sì, c'è un fiumiciato. Vabbè, un fiumiciato. Là c'è il Po. Tutto Po. Questo sembra una scimmia. Oh, non metto la mano. Guardate, c'è una fontana. Ci sono tante. Ragazzi, con questo bellissimo sottofondo siamo arrivati alla fontana dei 12 mesi. Una macchina ha suonato. Ciao! Adesso ve la faccio vedere. Cioè, ragazzi, guardate. Sto posto che sta di fresco. Abbiamo appena finito il nostro giro turistico del parco e adesso abbiamo anche bevuto un bellissimo tè. Abbiamo bevuto l'estate perché ci sa di estate. Mia sorella lo voleva alla pesca, ha detto alla pesca, poi no, dopo ha cambiato idea, lo voleva al limone, non manco lei sapeva come lo voleva quell'estate. Vabbè, detto questo adesso stiamo alla fermata e stiamo aspettando il bus. Ciao ragazzi, allora siamo tornati da poco a casa, avevo già la TV accesa, ma cosa che si fa appena arrivi a casa? Accendere la TV. Tralasciando questo, abbiamo preso 3 bus per tornare a casa, però non lo so, quanto ci abbiamo messo Laura? 100 minuti tipo? No, 100 minuti, però di meno. Abbiamo messo un po' di meno di 100 minuti tipo. Penso perché quando noi abbiamo fatto il biglietto, cioè non il biglietto, noi abbiamo fatto, teniamo un biglietto, una card, non so come, e l'abbiamo fatta passare. Sì, la card delle 6 corse. L'abbiamo fatta passare sul primo e dice che vale per 100 minuti. Quindi siamo passati anche sugli altri 2 pullman in quel tempo. Perché io ho detto, no. Ma se invece di quel numero possiamo prendere anche quell'altro, ma su un pullman ci siamo trovati una merda quasi. No, Laura? Sì, il secondo pullman era stranissimo. Vabbè, detto questo, domani noi ce ne andremo da Torino e andremo a Rimini.
Domani mattina sì, stiamo qua. Domani pomeriggio, tipo pranzo, pomeriggio ce ne andiamo. Vi farò vedere qualcos'altro. Per il resto io vi lascio. Così ci sistemiamo e poi vabbè, facciamo le valigie e mangiamo qualcosa. Ciao. Ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi. Allora, sono le 11. Oggi abbiamo finito prima di... un pochino prima, dai, di cenare. Comunque, adesso andiamo a dormire, a riposarci. E poi ci si vede domani. Ciao! Ciao ragazzi e buongiorno. Sono le 8:30, più appena finito di fare colazione. E alle fine alle... prima, per delle 10, dobbiamo svuotare l'appartamento perché alle 10 arriva la signora e dobbiamo dare le chiavi. Ok, bene, mo ci sistemiamo e svuotiamo tutto, prendiamo tutte le cose nostre. Ci sentiamo dopo. Ci siamo sistemati e siamo pronti. Come mattappa andremo ad Asti, quindi vi farò vedere qualche cosina anche là. Adesso siamo in macchina e stiamo partendo adesso. Ancora in realtà non siamo in movimento. Guardate, adesso ci stiamo muovendo. Vabbè, ci vedremo dopo. Navigatore, ricalcolo percorso da una vita. Ciao. Siamo appena arrivati ad Asti e adesso visiteremo un po' il luogo perché non sappiamo cosa dobbiamo vedere in realtà. Bene. Io poi ho detto che ci sono un paio di chiese, quindi adesso vedremo. A dopo. Allora, adesso siamo in Piazza Alfieri e abbiamo scoperto che questo posto dove ci sono tutte queste macchine parcheggiate, a quanto sembra è una piazza. E se non ho capito male è la piazza più grande d'Italia. Dove fanno? Cosa fanno in questa piazza? Il palio. Fanno il palio? Il palio. Però a me mi sembrano solo parcheggi, in sì. realtà. Tutte queste macchine c'è la statua di Vittorio Alfieri, dedicata a Vittorio Alfieri, perché se sta in piazza Vittorio Alfieri c'è anche la statua su Vittorio Alfieri, a senso. Siamo appena arrivati in Piazza San Secondo e di fronte c'è la chiesa San Secondo. Adesso ve le mostrerò. Questa è la chiesa, questa è la chiesa e poi questo dove sto io è la piazza. Appena arrivati in Piazza Roma e di fronte c'è il museo ebraico. Sinagoga e museo ebraico. Adesso ve le farò vedere. Questa è una statua che c'è in piazza. E questo qua dietro è la sinagoga e il museo ebraico. Io intanto sto camminando, cosa mi indessano. Percorrendo il corso Vittorio Alfieri abbiamo trovato anche il palazzo Vittorio Alfieri. E adesso ve lo farò vedere. Sempre vicino al palazzo c'è Piazza Carioli con una statua di Re Umberto I e la mia chiesa che sta alle mie spalle. Cioè, sì, la chiesa che sta alle mie spalle. Adesso vi farò vedere. Questa è la chiesa di cui vi sto parlando. E da questa parte c'è la statua. E siamo appena arrivati a Torre Rossa e adesso ve la farò vedere. Guardate quanto è rossa. Dietro la Torre Rossa, come avete visto, c'è una struttura. Però io, finché non so con esattezza di che struttura si tratta, non ve lo dico. Non è vero. vabbè. E quindi abbiamo scoperto che c'è una chiesa di Santa Caterina. Adesso ve la farò vedere. Eccola. Si vede il sole lassù. È molto semplice. Ci siamo appena arrivati alla cattedrale. Devo dire che è davvero bella. Sì, mi sta stupendo. La vediamo solo da fuori. Infatti però la vediamo solo da fuori. Peccato. È bella vederla da dentro. Eccola. Questa è la cattedrale. Ma non ho capito perché qua c'è un palco. Se qualcuno lo sa, infatti che non si vede. Se qualcuno lo sa, che me lo dica. È molto molto bella, la c'è anche un'area. Ragazzi, queste sono le varie contrade. E ce ne sono tante, guarda, che simboli. Sì, simboletti. Ce ne sono tanti tanti, ma camminiamo bene. Non vedi Grazie.
Questo è l'ultimo, è proprio bianco. Siamo entrati in un vicolo dove allora, pensavamo chiamato, ma in realtà guardate cosa c'è, c'è una festa di laurea. Sì, infatti. Non so come ingandire. Voglio ingandire. Adesso ce ne andiamo. Ci siamo già imbucati molto. Peccato, però volevo applaudire io quando quella l'ha detto. Sì, è la prima volta che mangiamo a... Cioè, in realtà siamo appena arrivati al ristorante, sono 1:10. La prima volta che abbiamo trovato un ristorante con cose che ci piacciono decenti. Infatti, stiamo all'Osteria del Palio, se anche voi siete difficili venite qua. Adesso. Sì, adesso. Mo ordiniamo qualcosa e poi ci vediamo dopo. Ciao! Abbiamo appena finito di pranzare, è stato tutto buonissimo, abbiamo anche tardato un po', sono 2:30 e ci siamo rimessi in macchina così da andare a Rimini, o meglio a un paesino vicino Rimini che è Poggio Berni. Quanti di voi lo conoscono? Ditemi se lo conoscete. Ciao ragazzi, allora mi sono fatta sentire per un po', comunque siamo arrivati, adesso stiamo a casa dei miei parenti, infatti li ho salutati e da dietro si vede il panorama, si vede quanto siamo in alto, siamo a Poggio Berni e siamo stati un po' a parlare con loro, adesso vedremo la stanza in cui staremo oggi e poi domani presto partiremo, no, era detto verso le 10. Mi sono messa la giacca, guardate. Ok, anche mia sorella si è messa la giacca, ma lei va strano. Mi sta di merda perché io stavo usando i pantaloni. Infatti, ti sta male. E adesso stiamo andando a mangiare, vi farò vedere quello che mangerò, perché è una cosa davvero buona. No, in realtà non lo so, però... mi ricordo, è una cosa tipica. È una cosa tipica di qua. E visto che a me di solito mi piacciono molto le cose della Romagna, e penso che sia molto buona. A dopo. Sono i cassoni, impannate. Abbiamo finito da poco di mangiare e adesso siamo in camera, mi sono già messa il pigiama e sistemata per dormire e domani verso le 10 partiremo, però ci sveglieremo più presto. Non lo so a che ora, in realtà teniamo una sveglia alle 8, ma io non mi vorrei svegliare alle 8. Non so che posso dormire tutto il tempo in macchina. Quindi sono le 11 e tra poco andremo a dormire. Ho acceso la TV e sto su Rai Sport. Bene. Ciao, buonanotte, ci vediamo domani. Ciao e buongiorno ragazzi. Noi ci siamo appena svegliate, io e mia sorella, sono 9:00 e presto alle 10 dovremo partire in retta. Quindi tempo di sistemarci e fare colazione, e avete i cellulari che vibrano a caso. Il tempo di quindi sistemarci e fare colazione. È un messaggio. E dovremmo andare. Tutto il ritorno, io e mia sorella, speriamo non di farci mangiare dalle zanzare, ma bensì di cantare le canzoni a duetto che sono rimaste e dormire. Vabbè, detto questo, ci sentiamo dopo. Ciao! Sono 11:00, siamo partiti da poco, abbiamo fatto anche un po' di spesa e le cassiere erano molto simpatiche e hanno anche detto... la cassiera ha detto... Arrivederci e poi ha detto ci vediamo, ma in realtà quando ci vediamo di nuovo... Non sappiamo quando ci vedremo di nuovo con la cassiera, perché noi ce ne stiamo andando. Però sì, infatti... ma loro pensavano che fossimo appena arrivati. Sì, loro pensavano che fossimo appena arrivati. Siamo appena quindi saliti in macchina e il tempo di arrivare e poi arriveremo nel mio bellissimo paese che mi manca, Calimero. Ciao, ci vediamo dopo, vi farò vedere un po' della strada. Il mare! Si vede il mare! Si vede il mare, guardate! No, ma non si vede più! Però guardate, c'è il mare là dietro tutta la tua strada! C'è il mare! Mi sembra
da Jagger al sud. Siamo in un autogrill e tra poco mangeremo il nostro bellissimo panino. Sono le 2:18 e il tempo è molto buono. No, vabbè. Tralasciando questo, abbiamo superato da un po' Chieti, anche Lanciano in realtà. E non so tra quanto tempo, però lasceremo anche l'Abruzzo. Poi lasceremo il Molise e poi entreremo finalmente nella mia amata Puglia. La mia amata Puglia, finalmente, che gioia. Però per arrivare fino a Lecce ci metteremo tanto, perché la Puglia, come sapete, è molto lunga. Quindi Lecce, che sta molto giù, ci metteremo di strada. Quindi dopo che pranzeremo, io direi che dormirò un po', così da non vedere tutto il percorso. Comunque a me il ritorno mi sembra sempre più corto, mentre a loro mi sa di no. Ciao, ci vediamo dopo. Adesso vi lascio che mangio. Finalmente siamo andati in Puglia! Ciao ragazzi, siamo appena arrivati, sono le 7:15 e è stato un bel viaggio, anche se cioè, per me il ritorno è sempre meglio dell'andata, perché io dormo di più al ritorno e poi rispetto ad andare anche di meno, perché all'andata siamo andati fino a Torino, invece al ritorno era solo da Rimini a casa. È stato un bel viaggio, spero di montare il video più velocemente possibile, così da farvelo avere più velocemente possibile, così che anche voi potete vedere la mia bellissima esperienza. È stato un bel viaggio, ci siamo divertite, io e mia sorella, anche penso la mia famiglia, ci siamo divertiti tutti. Abbiamo mangiato, ci siamo anche un pochino adeguati all'insalata e io non mangio mai bene, quindi non mangio mai insalata. E detto questo, adesso mi sistemo, mi lavo e faccio una bella doccia e poi esco. Ciao, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un pollice in su, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram. Ciao! E ci vediamo nel prossimo video.